Edoardo Colombo, le prospettive per lo sviluppo del turismo in montagna da dove devono partire? Sì, oggi tratteremo proprio questo argomento, è un tavolo di confronto sul tema del turismo sostenibile, di come lo sviluppo locale possa dipendere dal turismo come un'industria, cioè un argomento che è molto sensibile perché parte dal concetto di digitalizzazione, dall'aspetto della digitalizzazione come fattore di sviluppo competitivo. È un tema molto moderno che va affrontato in termini molto di consapevolezza, di cultura del territorio. Purtroppo spesso l'innovazione è vista come un tema molto critico, invece in termini di cultura e di consapevolezza tenteremo di capire come si possa coinvolgere il territorio, come si possa valorizzare in termini proprio di ricettività, in termini di offerta digitale. Ci sono esempi concreti che possono essere imitati proprio qui in Friuli? Sì, ci sono molti esempi molto, molto rilevanti. Il fatto degli ecosistemi digitali è un tema che è stato previsto dal piano strategico del turismo a livello nazionale e lo sviluppo di questi argomenti è un qualcosa su cui diversi territori si sono aggregati. Il tema dell'aggregazione dell'offerta è molto rilevante. Spesso ci sono dei territori che hanno delle vocazioni molto definite, che hanno facilità ad aggregarsi intorno ai grandi operatori. Degli ecosistemi invece più vasti di aree di montagna hanno più difficoltà in questo senso e questo tipo di investimento, questo tipo di intervento in termini culturali è fondamentale perché il digitale è un fattore aggregante. Grazie al digitale si può consentire all'offerta di aggregarsi e di essere più competitiva sul mercato.